Io chiedo adesso l'intervento del governo e quindi il sottosegretario al Ministero del Lavoro Francesca Puglisi. Ci fa piacere, poi chiaramente ognuno vota come vuole, però insomma che i bolognesi, vedo l'ex ministro Gianluca Galletti, un ex sottosegretario all'istruzione Elena Ugolini, insomma Bologna rappresentata, adesso vorremmo il Presidente del Consiglio, però poi mi metterete d'accordo, vedo De Maria ha già organizzato tutto, credo, quindi siamo a posto. Prego, questo è il pulpito, questo, via. No, io sono qui solo per complimentarmi davvero per questa bellissima, per questo bellissimo progetto editoriale che, come dice Cevoli, col tutto il grasso che cola a Bologna, in realtà secondo me questo è un prodotto che mancava e può essere un prodotto che aiuta davvero a valorizzare le grandissime eccellenze che abbiamo nel nostro territorio. Io credo che può essere davvero un faro dato anche non solo al comune capoluogo, ma anche a tutte le realtà dell'area metropolitana, agli altri comuni. Siamo una città metropolitana ricca di eccellenze, penso alle tantissime aziende che ci sono nel nostro territorio. Non ho mai interrotto il governo, però posso salutare Carlo Caliceti, responsabile di comunicazione del Bologna Calcio. Facciamo un grande in bocca al lupo non solo a Mihajlovic ma al Bologna, perché insomma grande, grande Carlo, scusa. Ho interrotto il governo, non lo faccio più. Sarà per siamo la città che trepida per il Bologna, siamo la città di Basket City, ma soprattutto abbiamo tantissimi ragazzi e ragazze che eccellono anche in quelli che vengono definiti sport minori, che in realtà vedono il coinvolgimento di tantissime reti di associazioni, di associazioni sportivo-dilettantistiche. Bellissima la finestra che aprite, che avete deciso di offrire anche al terzo settore, tra l'altro nel ministero di cui ricopro appunto l'incarico di sottosegretario, dovremmo fare tutti i decreti attuativi della riforma del terzo settore. Ecco, è un tema che sta molto a cuore anche all'attuale governo e quindi davvero veramente in bocca al lupo. Non è vero che ci sono solo i ragazzi e io condivido veramente, bellissimo, complimenti e anzi grazie di cuore per il progetto che avete deciso di portare nelle scuole. I nostri ragazzi hanno bisogno di conoscere questo strumento perché altrimenti lo utilizzano in modo distorto. E allora, come giustamente hanno detto la vice sindaco e il direttore Versari, aiutare i ragazzi a padroneggiare questo strumento per capire la grande anche utilità che può avere per i loro studi ma anche per la loro attività di ricerca. Non dimentichiamolo, i nostri ragazzi, i nostri figli apprendono il 70% di ciò che sanno fuori dalle aule scolastiche. Voi li aiuterete a riportarli e a riflettere sull'importanza della rete a scuola. Ma attenzione, anche oramai le persone della terza età utilizzano i social molto più della televisione, dei vecchi programmi Rai. Io lo vedo con i miei genitori che sono perennemente con lo smartphone in mano, mio padre ci sta in contatto con tutto il basket d'Italia. E poi un'altra cosa pensavo mentre ti ascoltavo, sarà l'occasione per tanti bolognesi che non vivono più a Bologna di seguire grazie a questo portale la propria città. E dunque veramente complimenti e buon lavoro a tutti voi. Grazie, grazie anche al sottosegretario, grazie Francesca.